Affidato su richiesta della difesa, l'avvocato Valentina Aragona di Roma l'incarico alla psichiatra Federica Bellante nella prima udienza del processo a carico di Federico Pecorale, il 29enne che lo scorso 10 aprile ferì gravemente a colpi di pistola il giovane cuoco sudamericano Jeffrey Guzman in un locale a Piazza Salotto a Pescara. Contestualmente è stata accolta la costituzione di parte civile richiesta dall'avvocato Piero Bisceglie. Prossima udienza il 16 febbraio, dove è in programma il giuramento della perita. Per la prima volta dal terribile fatto, a poca distanza l'uno dall'altro, la vittima e l'imputato giunto direttamente dal carcere di Viterbo. Jeffrey, che prosegue la sua riabilitazione in un centro a Chieti, ha dichiarato di non aver provato particolari emozioni nel rivedere il suo aggressore e di essere tranquillo e fiducioso che la giustizia farà il suo corso. Il suo avvocato Piero Bisceglie invece ha criticato la presenza di Pecorale in aula. Ci siamo costituiti da parte civile, è stata disposta la perizia e adesso vedremo come la prossima udienza ci sarà la fissazione dell'inizio delle operazioni peritali e vediamo se lui sarà capace di intendere, di volere, ci sarà questo accertamento. L'incarico sarà dato il 16 febbraio o già in questi Il giorni? 16 febbraio, oggi è stato dato l'incarico, il 16 febbraio ci sarà il giuramento. E dopo l'inizio delle operazioni peritali ci saranno i medici di parte e vediamo come si svolgerà questa questione. Possiamo chiederle com'è stato questo primo confronto con Ma Pecorale presente in non c'è aula? stato un confronto, c'è stato Pecorale che non so per quale ragione è venuto. Poteva fare magari stare in videoconferenza, non so per quale ragione abbia scelto la traduzione proprio in tribunale, però è una questione di scelta che può fare, lo ha fatto. E non c'è stato un confronto assolutamente. Jeffrey è stato a distanza vicino a me. Jeffrey, sei tranquillo? Sì, sto tranquillo, sì. Niente, Com'è stato vedertelo lì davanti? come sempre. Hai retto bene. Sì, tanto.